Salve, sono Mr. Power. Questa è la mia casa Sunflower. Il futuro e l'innovazione. Il sole, fonte di energia inesauribile. Vieni a trovarmi. www.sunflowergroup.it. Infoline 0981 22 613. Sunflower, in Piazza Indipendenza, Castrovillari. Tra i molti compiti aperti con i quali deve misurarsi oggi la scuola italiana, va senza dubbio annoverato quello della formazione e dell'impiego delle tecnologie informatiche. Frequentare appunto questi laboratori credo che sia molto formativo, perché comunque, come si sa, se la nostra generazione è una generazione che comunque quasi tutti i giorni usa il computer, e comunque credo che sia molto istruttivo interagire con la scuola anche con il computer. Molteplici ed evidenti sono infatti le ragioni che impongono l'introduzione di appositi capitoli formativi all'uso di internet, tanto sul versante dei docenti quanto su quello degli studenti. Al liceo scientifico Mattei di Castrovillari nasce il terzo laboratorio linguistico. I laboratori sono vitali per tutte le scuole, ma in modo particolare per il liceo scientifico, che guarda le tecnologie soprattutto dopo aver avviato il primo corso di scienze applicate. Devo dire che sostanzialmente negli ultimi tempi, se non fosse stato per i PON, per FERS e FES, la scuola sarebbe stata tagliata fuori dalle tecnologie didattiche, anche perché i finanziamenti che lo Stato eroga alla scuola sono quasi nulli. Pertanto l'opportunità che ci viene consentita dai PON noi l'abbiamo colta al volo, e diciamo che il liceo Mattei da anni percorre questa strada per potenziare sia l'arricchimento formativo che appunto l'arricchimento delle tecnologie. I laboratori didattici possono essere intesi anche come una strategia didattica laboratoriale, che è quella che stimola sempre di più l'apprendimento. Con questo terzo laboratorio informatico al liceo scientifico Enrico Mattei ci possiamo migliorare le nostre ore di frequenza a questi laboratori, che ci stimolano a interessarci di più alle materie e che rende anche più piacevole per i docenti l'insegnamento. Niente più libri da trascinare da casa a scuola, niente più gessetti per gli esercizi alla lavagna e quadernoni su cui prendere appunti. Allo scientifico Mattei di Castrovillari c'è un altro laboratorio completamente digitale, che è il vero fiore all'occhiello di questa scuola. In effetti si tratta di una... abbiamo realizzato attraverso un armadietto che contiene ben 22 notebook e un'aula che in realtà si avvale anche del supporto di un tavolo interattivo, un touchscreen. In effetti questo tavolo è simile a quello che utilizzano i giornalisti in varie trasmissioni televisive, dove basta caricare alcune pagine, alcune informazioni e farle scorrere al momento, dove è possibile ricevere alcune immagini e informazioni. La cosa particolare di questo ambiente è che sostanzialmente, trasferendo da in una qualsiasi classe l'armadietto, noi possiamo far diventare qualunque aula un'aula digitale. Si trasferiscono e si spostano i mezzi, mentre gli alunni restano fermi nella propria aula. L'altro laboratorio presente all'interno del liceo Mattei di Castrovillari è quello scientifico, e più precisamente riguarda le energie alternative. Abbiamo dotato questo laboratorio di alcune strumentazioni per evidenziare le possibilità alternative di produzione di energia, dai pannelli fotovoltaici alla pala eolica alle macchine che producono energia attraverso idrogeno. E questo è un prototipo di macchina alimentata attraverso idrogeno. Eliminiamo il pannello fotovoltaico per alimentare la cellula a combustione, e poiché l'idrogeno si è già accumulato sotto e l'acqua è rimasta sopra, dovrebbe avere abbastanza carica per permettere alla macchina di muoversi.